Prego, Ceccarelli. Allora, mi sembra che l'osservazione che faceva la collega Montemagni siano osservazioni comprensibili e legittime, per cui vi chiederei un quarto d'ora di sospensione in maniera tale che si possa fare tutti quei passaggi preliminari che voi avete chiesto. Vabbè, diciamo mezz'ora, via. Va bene? Adesso votiamo la sospensione richiesta dal consigliere. No, no, se siete tutti d'accordo. Chiesto la parola il consigliere Torselli, prego. Sì, grazie, grazie Presidente, grazie colleghi. Io mi rimetto alla decisione che vorrà prendere il Consiglio sulla richiesta di sospensione. Mi permetto di esprimere un po' di perplessità perché siamo a circa un'ora e mezzo oltre l'inizio previsto, poi posticipato, del Consiglio regionale. E ad oggi, a un'ora e mezzo dall'inizio previsto del Consiglio regionale, non c'è stato un contatto tra maggioranza e opposizione per condividere quanto detto dalla consigliera Montemagni, quando fino ad oggi abbiamo fatto tutti, maggioranza e opposizione, in tutti i nostri interventi, gli appelli all'unità, al voler lavorare insieme, al periodo difficile che ci attende, al periodo drammatico che attende l'istituzione toscana, e apprendiamo che ad ora non c'è stata neppure la volontà di provare a trovare una condivisione sul nome del presidente dell'Assise. Quindi, ben venga la richiesta del collega Ceccarelli, personalmente ovviamente mi rimetto a quanto deciderà il Consiglio. Sfruttiamo questa mezz'ora per tentare di trovare un nome condiviso, una linea unitaria sulla scelta dell'ufficio di presidenza, tutto. Magari cogliamo l'occasione anche per presentare alla maggioranza quelle che saranno le proposte della minoranza, sulla quale per fino adesso non è che ci sia stato grande interesse da parte vostra. Ma non posso non sottolineare, come fatto dalla collega Montemagni, che mi sarei aspettato un esordio un po' più condiviso di questo Consiglio regionale. Grazie. Qualcun altro chiede la parola? Allora, se siamo tutti d'accordo, facciamo una sospensione fino alle 17. No, non si vota se siamo tutti d'accordo, lasciamo così. Quindi circa mezz'ora, grazie. Perché non ti posso...
Scusate colleghi, mi è stato chiesto da parte dei capigruppo che la sospensione è stata fatta per una riunione dei capigruppo e non di un gruppo. Noi siamo qui in attesa che vengano chiamati i capigruppo. Altrimenti votiamo non so cosa. Pronto? E certo, e che devo fare? Questi sono sospesi, mi spengo? Perché io sono in quarantena e sono collegata da casa.
Dichiaro aperta la seduta. Il numero legale non c'è, quindi si risospende la seduta fino alle 17:30.
Chiedo ai consiglieri di prendere posto, grazie. Ho visto che avete chiesto parola. Prova. Ho visto che precedentemente avete richiesto parola non sulla chat giusta. Per richiedere la parola bisogna andare sulla chat richiesta parola, altrimenti non compare la richiesta sul tabellone. C'è una chat richiesta parola. Il consiglio sta per iniziare. Chiedo ai consiglieri Cristina Giachi e Jacopo Melio se sono collegati. Sì. Bene, ci vediamo. Lui c'è. Cristina Giachi. È in collegamento? Sì. Bene, grazie. Iniziamo di nuovo con il Consiglio regionale. Con la proposta di deliberazione numero 1, elezione del Presidente del Consiglio regionale. Prima di dare inizio alle votazioni, chiedo se vi sono interventi su questa proposta di deliberazione. Prego, consigliere Ceccarelli. La proposta che noi avanziamo all'attenzione dell'Aula è quella del consigliere Antonio Mazzeo. Come abbiamo anticipato, seppur in ritardo, ma prima di annunciarlo più formalmente ai capigruppo. Grazie.
Ricordo che ai sensi dell'articolo 31,3 dello Statuto, il Presidente della Giunta regionale non partecipa alla votazione per l'elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza. Pertanto, ai fini del calcolo delle maggioranze richieste, dall'articolo 12 dello Statuto per l'elezione del Presidente del Consiglio, si terrà conto dei soli 40 consiglieri aventi diritto al voto. Le maggioranze richieste sono le seguenti. Per la prima votazione è prevista la maggioranza dei 3/4 dei componenti, quindi almeno 30 voti di preferenza. Per la seconda votazione è prevista la maggioranza dei 2/3 dei componenti, quindi almeno 27 voti di preferenza. Per la terza e per le successive votazioni è prevista la maggioranza dei componenti, almeno 21 voti di preferenza. Si procede con la votazione a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo, con procedimento elettronico. Comunico che per la votazione a scrutinio segreto, chi intende votare deve scrivere nell'ambito del sistema elettronico di voto il nome e il cognome del consigliere che vuole votare. Mi raccomando, fate attenzione perché si fa presto a sbagliare. Quindi prima di inviare controllate di aver scritto bene nome e cognome, altrimenti compare scheda nulla. Grazie. Ora aspettiamo che arrivi la votazione. Manda via. Voti. Se non vuole votare scheda bianca, non scrive nome e dice voto. La votazione è aperta. C'è qualche consigliere che non riesce a votare? Ah, allora aspettiamo. Non è arrivato ora. Chiedo ai consiglieri Melio e Giachi se hanno espresso il voto. Grazie. Io sì, Presidente. Bene, grazie. Sì, sì, sì. Grazie. Ah, è ancora... Consigliera Moni ha votato? C'è qualcuno che non è riuscito a votare? No, quindi dichiaro chiusa la votazione.
Subito. 26 schede bianche. Guarda un po'. Chiediamo un attimo cosa c'è scritto nelle schede nulle che risultano 4. Poi vi darò i risultati della votazione. Come prima. Allora, esito della votazione. Antonio Mazzeo, 3 voti. Irene Galletti, 2 voti. Scheda bianca, 27. Scheda nulla, 4. Presenti votanti, 36. Assenti, 4. Si procede quindi per la seconda votazione, dove è prevista la maggioranza dei 2/3 dei componenti. 27 voti di preferenza. Si apre la votazione. Va bene, allora firma lei. La votazione è aperta. È la seconda votazione. Chi
Chiedo se tutti i consiglieri hanno votato. Sì. Grazie consigliera Giachi. Sì. Grazie consigliere Melio. Consigliere Bezzini ha votato? Tutti avete votato? Dichiaro chiusa la votazione. Consigliera Montemagni può venire un attimo qua per fare una firma come segretario, come consigliere più giovane, perché la consigliera Nardini era assente alla votazione, quindi spetta a lei. Hai votato? Allora questa, ma non la precedente, non c'era. Ah, è per la precedente. Si sta firmando la precedente. Risultato della votazione. Antonio Mazzeo 2 voti, Irene Galletti 2 voti, scheda bianca 27, scheda nulla 4. Presenti votanti 35, assenti 5. Si procede. Ah, d'accordo. Quanto tempo? 5 minuti? 10 minuti di sospensione.
Parecchio buco. Quindi si sta riunendo Mazzia. Vedete che fa un decreto lui. Di chiudere tutte le cose. No. Ah,
Prego i consiglieri di prendere posto in aula. Grazie. Ora ne manca sempre un sacco. Prego i consiglieri di prendere posto in aula per procedere alla terza votazione, per cui è prevista la maggioranza dei componenti, quindi almeno 21 voti di preferenza. Si apre la terza votazione. Prego i consiglieri di votare. No, a me non si è ancora aperto, neanche a me. Ora dovrebbe esservi comparsa, entra nel seggio. Votate pure con calma. Nome e cognome.
Chiedo se tutti i consiglieri non hanno votato tutti, aspettiamo. Chiedo se tutti hanno votato. Chiedo se i consiglieri Giachi e Meglio hanno votato. Sì, votato. Grazie. Sì, votato, presidente. Grazie. Consigliera Bugetti ha votato? Chiusa? Quindi non ha votato. Hanno votato tutti i consiglieri? Sembra di sì. Quelli che volevano votare? Quelli che volevano votare? Tutti i consiglieri che volevano votare hanno espresso il voto? Sì, bene, quindi dichiaro chiusa la votazione.
ci sono state due schede nulle che hanno votato XXX, ora le potremo vedere, così tutti voi le potrete vedere. Sì, vedono. XX. Bene. Adesso vi leggo i risultati della votazione. Antonio Mazzeo, 36 voti. Irene Galletti, un voto. Schede bianche 0, schede nulle 2, presenti votanti 39, assenti 0. Proclamo eletto Presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo. Io vado a prendere il mio posto. Grazie, care colleghi e cari colleghi. Prima di tutto voglio ringraziarvi per l'onore e il privilegio di poter rappresentare questa assemblea e con esse tutti i cittadini e tutti i cittadini della Toscana. Sentite dalla mia voce che c'è un po' di emozione. L'emozione di rappresentare un popolo toscano che in questi mesi sta lottando con forza e sta vivendo una situazione di disagio sanitario, sociale e economico. Consentitemi un ringraziamento al mio gruppo, a Vincenzo Ceccarelli per avermi proposto e anche alle altre forze di opposizione, in particolare ai colleghi del centrodestra che mi hanno votato, permettendomi di avere una maggioranza così ampia. Rappresentare la Toscana significa rappresentare quello che questa regione rappresenta in Italia e nel mondo, con la sua storia, con le sue bellezze naturali, artistiche, la sua produzione d'eccellenza, ma soprattutto i suoi valori, il rispetto, l'uguaglianza, la libertà che non a caso viene rappresentata dal Pegaso alato del suo stemma, i diritti che l'hanno portata ad essere la prima regione al mondo ad abolire la pena di morte. Questo per me è motivo di orgoglio ulteriore e rafforza ancora di più l'impegno che metterò
giorno dopo giorno, per essere all'altezza del ruolo che mi avete affidato ed essere il presidente non di una parte, ma di tutti voi. Consentitemi un ringraziamento ulteriore da fare anche a tutte le altre, l'altra forza di maggioranza che con me farà parte dell'ufficio di presidenza. Lavoreremo insieme per portare a casa gli obiettivi che ci prefiggiamo. E un ringraziamento ulteriore e particolare al presidente Eugenio Giani, da cui eredito il testimone. Credo che i suoi 5 anni di lavoro abbiano dato un grande contributo ad avvicinare questa istituzione ai cittadini e ai singoli territori della Toscana. E questa è una strada che voglio continuare sicuramente a percorrere. Certo, quello che non posso negare è che questo non è un testimone semplice. Sarà un testimone scomodo, perché sarà difficile riuscire ad essere presente in maniera analoga a quanto ha fatto Eugenio in questi anni. Anche alla luce del periodo che stiamo vivendo e con l'ausilio delle nuove tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione, spero però di riuscire a portare sempre più il Consiglio regionale della Toscana tra i cittadini e nei territori, tra i lavoratori e le aziende in difficoltà, tra i giovani e nelle scuole, perché possano conoscere e toccare il più possibile con mano il funzionamento di questo ente. Siamo consapevoli che stiamo vivendo un periodo senza precedenti e siamo tutti attesi ad una sfida epocale e inedita, in cui credo sia necessario e doveroso ripensare, come ho detto ai colleghi che ho incontrato in precedenza, di ripensare profondamente il funzionamento di questo ente, avendo la capacità di innovarlo nella continuità, valorizzando le tante professionalità che lavorano al suo interno, cercando di ridurre il più possibile la troppa burocrazia che fa da freno alla sua attività, digitalizzandolo e adeguandolo sempre più al tempo che viviamo. So bene che potranno esserci momenti anche di scontro duro e aspro, ma chiedo a tutti noi l'impegno a non far venire mai meno il reciproco rispetto, nella consapevolezza che tutte e tutti noi siamo stati eletti per dare le migliori risposte alla comunità che rappresentiamo e della quale ci mettiamo al servizio. Perché questo possa verificarsi appieno, dico chiaramente che avranno un ruolo fondamentale anche tutte le persone che lavorano all'interno di questo ente. Persone che ho imparato a conoscere ed apprezzare in questi anni, che stanno lontani dai riflettori, ma che qualificano l'attività di questo Consiglio regionale e senza i quali sarebbe impossibile fare il lavoro che facciamo. A tutti i dipendenti, dai commessi, ai funzionari, ai dirigenti, che a loro volta si troveranno ad affrontare mesi difficili e con modalità di lavoro diverse da quelle a cui eravamo abituati, fin da adesso il mio ringraziamento, perché so la fatica che hanno fatto anche in questi mesi, e il mio impegno a cercare di fare il possibile perché tutti possano essere messi, giorno dopo giorno, nelle condizioni per svolgere al meglio il proprio lavoro. Lascio per ultimo, ma non certo per importanza, alcuni punti che io ritengo qualificanti del lavoro che andremo a fare insieme e che ho discusso con i colleghi del centrodestra. E mi piacerebbe però che anche il Movimento 5 Stelle potesse essere parte di questa discussione per cercare di dare tutte le risposte che noi abbiamo da mettere in campo. Io chiederò da subito agli uffici una ricognizione esatta delle spese di bilancio e cercheremo con le economie e l'avanzo di amministrazione di trovare il modo per finanziare sin da subito quelle realtà e quelle categorie che più di altri subiranno in maniera pesante gli effetti della pandemia. Questo è un impegno che mi prendo con questa aula e intendo onorare sin da subito. Lavorerò perché le votazioni nell'ufficio di presidenza siano fatte con quel rispetto che abbiamo avuto anche in questi anni, cercando di fare in modo che non ci sia un voto a maggioranza, lavorando perché le scelte siano condivise, lavorerò perché ci sia una revisione della macchina organizzativa, mi impegnerò, e lo dico qui formalmente, a fare in modo che una delle 3 figure di garanzia sia fatta scegliere all'opposizione, lavoreremo insieme perché si debba essere sempre di più in linea con la guida Giani
una sobrietà nei costi della politica e mi impegno perché le principali scelte unitarie, le principali scelte sulle figure organizzative verranno fatte in maniera unitaria. Ci aspettano mesi di lavoro intenso, dovremo trovare il modo di saper tenere insieme il lavoro in aula con il lavoro a distanza, anche questo va costruito insieme. Chiudo con un pensiero le parole di Don Milani, che vorrei fossero davvero la bussola che indirizza i prossimi 5 anni della nostra attività. Lui diceva che ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio, sortirne insieme è politica, sortirne da soli è avarizia. E l'augurio che faccio a tutti noi è che questi 5 anni che abbiamo davanti sappiano essere per tutti un esempio bello e alto di politica. Buon lavoro a tutte e a tutti. Proposta di deliberazione numero 2, elezioni dei 2 vicepresidenti del Consiglio regionale. Ci sono interventi? No, tanto... Allora, se il Presidente dice che tocca a me, lo faccio io. La proposta per quanto riguarda il Vicepresidente espresso dalla maggioranza, Stefano Scaramelli. Collega Montemagni. La proposta del centrodestra come Vicepresidente è Marco Casucci. Ci sono altri interventi? La collega Galletti. Dovresti venire qui. La proposta per il Movimento 5 Stelle è Silvia Noferi per la vicepresidenza. Ringrazio la collega Galletti. Ricordo che ai sensi dell'articolo 31,3 dello Statuto, il Presidente della Giunta regionale non partecipa alla votazione per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza. Si procede con la votazione a scrutinio segreto con voto limitato ad un solo nominativo con procedimento elettronico. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o a parità di voti i più anziani d'età. Comunico che per la votazione a scrutinio segreto chi intende votare deve scrivere nell'ambito del sistema elettronico il nome e il cognome del consigliere che vuole votare. Si dà inizio alla votazione. Votazione aperta, mi dicono. No, dico agli uffici che non funziona. È arrivata. Sì.
C'è qualcuno che deve ancora votare? Sì, 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 aspettiamo. Gli altri colleghi consiglieri hanno votato? Sì, presidente. Sì, presidente. Avete fatto tutti? Possiamo chiudere la votazione? Chiedo di mostrarmi il voto nullo per cortesia. Per me questo è attribuibile. Quindi comunico il risultato della votazione. Stefano Scaramelli 24 voti, Marco Casucci 14 voti, Silvia Noferi 2 voti. Presenti votanti 40, assenti 0. Dichiaro eletti vicepresidenti del Consiglio regionale della Toscana Stefano Scaramelli e Marco Casucci. Chiedo ai due vicepresidenti di prendere posto al banco della presidenza. Dobbiamo fare la modifica però, perché lì c'è 24-13. Ah, ok, bene. Un po' di donne.
Collega Scaramelli. Come? Marco. Passiamo alla proposta di deliberazione numero 3, elezione dei due segretari del Consiglio regionale. Ricordo che ai sensi dell'articolo 31, comma 3 dello Statuto, il Presidente della Giunta regionale non partecipa alla votazione per l'elezione dell'Ufficio di Presidente. Prima di dare inizio alle votazioni, chiedo se vi sono interventi su questa proposta di deliberazione. Il collega Torselli. Sì, grazie. A nome di tutto il centrodestra presento la candidatura alla segreteria dell'Ufficio di Presidenza del collega Diego Petrucci. Collega Ceccarelli. Ecco. Noi presentiamo la candidatura della consigliera Federica Fratoni. Ci sono altri interventi? La collega Galletti. La nostra proposta è per il Movimento 5 Stelle è Silvia Nofri. Ci sono altri interventi? Non essendoci altri interventi, si procede con la votazione a scrutinio segreto con voto limitato ad un solo nominativo con procedimento elettronico. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o a parità di voti più anziani d'età. Comunico che per la votazione a scrutinio segreto chi intende votare deve scrivere nell'ambito del sistema elettronico di voto il nome e cognome del consigliere che vuole votare. Si dà inizio alla votazione. Prego i consiglieri, non appena il sistema elettronico è pronto, di votare. Avete votato tutti? Direi di sì, quindi possiamo chiudere. Quanti? Chi è nel seggio e deve ancora esprimerlo? Ok, aspettiamo la conclusione del voto della consigliera.
Non ci sarà in aula? Bene. Bene, hanno votato tutti i colleghi consiglieri. Dichiaro conclusa la votazione. Prego di proiettare i risultati. Comunico i risultati delle elezioni. Federica Fratoni, 24 voti. Diego Petrucci, 14 voti. Silvia Noferi, 2 voti, 0 bianche, 0 nulle, totale votanti 40. Dichiaro eletti consiglieri segretari dell'Ufficio di Presidenza Federica Fratoni e Diego Petrucci. Bene, consentitemi di, prima di passare ai punti successivi, di ringraziare gli uffici, in questo caso gli uffici che si occupano dell'informatica, perché siamo riusciti, pur nella difficoltà di queste ore, di procedere in una maniera innovativa a eleggere il presidente, i vicepresidenti e gli uffici e i consiglieri segretari. Allora un applauso, non è usuale, ma grazie. I lavori del Consiglio ora proseguono con gli ultimi due punti dell'ordine del giorno dell'odierna seduta, che ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto riguardano l'illustrazione del programma di governo da parte del Presidente della Giunta regionale Eugenio Giani e la presentazione del Vicepresidente e degli altri componenti della Giunta regionale. Lascio la parola al Presidente Eugenio Giani. Aspetto che venga distribuito il programma e poi inizierò l'intervento. Anche 20. Grazie.
Ma innanzitutto grazie a tutti voi per quello che è la presenza oggi e naturalmente grazie al personale che con entusiasmo si sta rimettendo in moto con il nuovo consiglio. Grazie ai dirigenti, ai funzionari, ai nostri dipendenti della Regione Toscana che stanno anche loro trovando l'ambientazione nella nuova dimensione che sappiamo da una legislatura all'altra significa una nuova aria e un nuovo modo di fare. Per me è molto particolare questo rapporto perché sono nelle 11 legislature, questa è la 11ª legislatura della Regione Toscana, il primo a passare dal ruolo di Presidente del Consiglio al ruolo di Presidente della Giunta. È una grande emozione perché la formazione, l'esperienza, le caratteristiche che potranno animare programma e attività di governo nascono proprio qui, dai banchi del Consiglio. E quindi un impegno che prendo, guardo qualcuno di voi, segnatamente alla mia destra c'è Elisa con il suo sguardo oltre la mascherina, sempre molto severo, a cui non sfugge però giustamente il sorriso, che quante volte ho sentito echeggiare in questo Consiglio il Presidente deve essere qui a rispondere. Ecco, il dovere morale di chi ha sviluppato la sua attività in Consiglio regionale porta inevitabilmente a prendere l'impegno di essere il più possibile presente alle sedute del Consiglio. Non avrei imparato altrimenti quanto è importante nella dialettica, nella sollecitazione costante, nel seguire i lavori del Consiglio, lo stimolo poi a agire per il meglio nel momento in cui si è espressione del governo della Regione Toscana. Naturalmente l'impegno è quello che l'opposizione debba essere il più possibile costruttiva nei confronti della buona fede con cui ci si rapporta al Consiglio da parte della maggioranza, da parte del governo, da parte di coloro che hanno e avranno responsabilità nel esprimere quello che è nella prossima legislatura il governo della regione. Ma io devo dire che tutto questo, sono convinto, ci spingerà e costruirà le condizioni per un legame anche umano fra di noi che non verrà meno nel avere fino a questo momento il nostro ruolo di fronte agli elettori. D'ora in avanti il nostro ruolo di fronte a quello che è il superiore interesse della Regione Toscana, anche in una capacità che dal governo, quindi dalla maggioranza e quindi dall'opposizione, è teso comunque a operare per il meglio nell'istituzione che rappresentiamo. Anzi, devo dirvi che sarà mia cura cercare in qualche modo di dire da un lato grazie ai quasi 900.000 elettori che mi hanno votato, ma dall'altro ora essere il presidente di tutti e quindi cercare di rappresentare e dare senso a quello che ogni cittadino avverte, sente, vive nel rapporto con la nostra istituzione regionale. E sono convinto che questo è un sentimento e un patrimonio comune per tutti e noi, tutti e 41 i consiglieri del Consiglio. Ad esempio io che nella scorsa legislatura volli una legge sull'identità toscana che ci portava a porre con grande attenzione l'aspetto della rappresentanza proprio perché noi dobbiamo rendere la regione visibile ai cittadini, dobbiamo far capire che in ogni momento in cui c'è un luogo in cui si discute, in cui ci si propone al di là delle opinioni, ma la regione c'è, riesce a essere voce, eco di quello che sono i sentimenti dei cittadini. Ecco, io in quel momento, che si tratti di un consigliere di maggioranza, che si tratti di un consigliere di minoranza, ma cercherò sempre di far sì che complessivamente come voce della Regione Toscana noi siamo presenti. Il simbolo della fascia che avevo introdotto nella precedente legislatura attraverso la legge, mi sembra sia la 46, personalmente anche in quello che sarà l'ufficio cerimoniale della Giunta in coordinamento con quello del Consiglio, cercherò di far sì che l'importante in ogni occasione collettiva di riferimento della comunità ci possa essere un consigliere sia di maggioranza sia di minoranza che possa
portare la voce, la presenza e il senso della Regione Toscana. Sotto questo aspetto davvero io conto molto nella collaborazione fra maggioranza e opposizione per sentirci tutti parte di questa voce che è il senso di identità della nostra Regione. Io credo molto e devo dire che faccio gli auguri a tutto il Consiglio, a partire dal suo Presidente Antonio Mazzeo, perché quelle iniziative che noi abbiamo cercato di valorizzare, sono sicuro che la presenza del Vicepresidente Casucci, che ha dimostrato particolare sensibilità su questo nella precedente legislatura, tutte quelle iniziative che in qualche modo hanno il carattere della valorizzazione dell'identità possano essere portate avanti. E alcune di quelle leggi, penso alla legge sulle città murate, che l'abbiamo fatta 3 volte e per 3 volte ha visto partecipare almeno 5 volte i comuni che poi hanno ricevuto un contributo, questo caso io lo vorrei rendere proprio strutturale, quindi portarla come proposta di legge della Giunta con un capitolo di spesa che possa vedere i comuni attingere ogni anno a quello che sono le potenzialità per rendere più visibili accessi a tutto quello che aveva come oggetto quella legge, naturalmente le cinte murarie, le torri, i castelli, tutto ciò che garantiva ai cittadini un senso di appartenenza e la possibilità anche di iniziative culturali adesso legate. Cito questo, ma posso citare tutto il lavoro che abbiamo fatto sui centri commerciali naturali, sulle tradizioni popolari, sulle tradizioni storiche della Toscana, ma sono convinto che sotto questo aspetto vi sarà un livello di continuità di impegno nell'attività del Consiglio che ci ha visto appunto collaborare fra maggioranza e opposizione e in questo caso darò tutta la disponibilità da parte del Consiglio, da parte della Giunta. Certo, siamo in un momento in cui dobbiamo riflettere anche su quello che rappresentiamo. La Regione è la più giovane delle nostre istituzioni. Allo Stato che vive dal 1861 e quante volte gli storici ci dicono che lo Stato italiano è giovane, perché rispetto allo Stato assoluto francese, rispetto a ciò che rappresenta la Gran Bretagna, a ciò che è lo Stato dei Land tipicamente regionali della Germania. Il nostro è uno Stato che si compone, il prossimo anno festeggeremo i 160 anni dall'Unità d'Italia. Molto più radicati nel sentimento collettivo di rapporto e rispetto delle istituzioni per i cittadini sono i comuni. In Toscana, terra degli Etruschi, ci sono comuni che hanno una loro identità addirittura da 3.000 anni. La Regione esiste da 50 anni. Fu l'ultimo degli istituti della Carta Costituzionale ad essere materializzato. Ricordo che quando nel 1970 si votò per la prima volta nelle 15 regioni a statuto ordinario, la Regione era diciamo un'entità che usciva dalle resistenze che gli apparati ministeriali avevano fino a quel momento fatto, 22 anni dopo l'approvazione e l'entrata in vigore della Carta Costituzionale per attuare gli istituti costituzionali. Istituti nuovi come la Corte Costituzionale, il Consiglio Superiore della Magistratura, erano già ampiamente entrati in funzione. La Regione fu l'ultimo degli istituti, perché vi era in qualche modo un timore nel sistema istituzionale fondato sullo Stato che ben si rapportava alle prefetture attraverso il Ministero degli Interni e quindi da lì aveva una capacità di controllo delle province e dei comuni. La Regione rompeva questo schema. Ancora oggi noi, se andiamo a vedere le 10 province della Toscana, ci rendiamo conto che la sede della provincia è nello stesso palazzo della prefettura, proprio per questa identificazione fisica che in realtà ricalcava un'impostazione ordinamentale dello Stato. Il fatto che arrivassero le regioni scompigliava un po' tutto questo assetto. E le regioni nel momento in cui arrivano si caratterizzano come enti di programmazione e come enti di legislazione. Lo sforzo che sempre più noi dobbiamo fare, soprattutto per il venir meno di un ruolo oggettivo delle province, sarà anche quello di amministrazione del territorio, sarà anche quello di una gestione diretta. E basti pensare in questi giorni che cosa significa per la crisi di emergenza sanitaria che viviamo col Covid o quello che saranno le prospettive di ripresa economica per rendersi conto come questa funzione di amministrazione diretta da parte della Regione sui territori
sempre in coordinamento, in rapporto con i comuni, è qualcosa di molto importante che rappresenta un po' la nostra sfida. È evidente che a 50 anni dalla Costituzione della Regione serve anche un po' fare bilanci, parlare prospettiva di quello che è il nostro ruolo, e sono convinto che ormai siamo ad ottobre, è stata legislatura che doveva essere di passaggio, il passaggio sarebbe stato ordinariamente a maggio, saremmo già stati in funzione da almeno 3 o 4 mesi e di conseguenza si è creato fra ritardi dovuti al Covid e prospettiva di inizio in una fase come quella di oggi, di ottobre, ormai rimangono pochi mesi, però sfruttiamoli tutti insieme, giunta, consiglio, per sviluppare delle riflessioni e delle analisi proprio sul ruolo della Regione. Io quando ho incontrato, appena proclamato Presidente, avevo chiesto al Presidente del Consiglio in veste istituzionale un incontro e devo ringraziare il Presidente Conte di avermi subito ricevuto. Mi sono sentito anche di porre con il Presidente Conte l'obiettivo di arrivare a una sua presenza, magari proprio per il 30 novembre, il giorno della festa della Toscana, quando ricorderemo come questo fu il primo Stato al mondo ad abolire la pena di morte. Ma in realtà per fare su questo una riflessione sullo stato delle regioni e su quello che in qualche modo deve essere il livello di coordinamento nell'interesse superiore dei cittadini tra regioni e Stato. Quindi approfittiamo di questi mesi per fare un po' il punto, sviluppare iniziative, avere quella capacità di identità che si collega al ruolo della nostra regione come regione a statuto ordinario particolarmente importante negli equilibri del paese. Naturalmente se andiamo a leggere e a guardare i giornali, le analisi sociologiche che si fanno, mai come ora a 50 anni dalla sua Costituzione, quindi per un'istituzione piuttosto giovane che i cittadini non afferrano come lo Stato o come i comuni, mai come ora le regioni stanno svolgendo un ruolo importante. Il vedere i nostri governatori, centrodestra, centrosinistra, nella loro autorevolezza, che diventano opinion leader, punti di riferimento per la gente. E io lo vedo in queste prime riunioni delle conferenze Stato-Regioni o delle regioni in cui ci incontriamo, come davvero le figure dei presidenti delle regioni con i loro consigli, con il ruolo delle regioni, sta diventando qualcosa di molto significativo. In questo vi è anche armonia nelle riunioni che stiamo facendo, al di là del colore politico, fra i vari presidenti delle regioni, nel valorizzare, e questo è il momento in cui dobbiamo proprio cogliere verso il cittadino il senso dell'importanza di un consigliere regionale, di un amministratore, di un presidente, tutto questo proprio per dare autorevolezza alla nostra istituzione. Tanto più collaboreremo, tanto più questa visione potrà esserci e io sono convinto è auspicabile per tutti noi e per il ruolo che stiamo svolgendo. Io devo dire che evito di entrare in dettaglio nei vari argomenti, mi sono proposto in questi giorni di fare il documento, ne sono venute 149 pagine, ringrazio anche gli uffici che mi hanno supportato nello scrivere perché ho chiesto naturalmente a loro, nel senso di una continuità amministrativa, anche di offrirmi indicazioni su quello che gli uffici fanno e di quello che quindi per me era giusto affermare di continuare a fare. E naturalmente in questo documento composto da 21 titoli e da 149 pagine c'è sia ciò che in qualche modo è in corso e io ritengo di dover continuare a spingere, sappiamo è una delle cose più importanti, la capacità di cogliere il buono nel momento in cui c'è un passaggio di legislatura e mandarlo avanti, perché al di là del destino degli amministratori quello che conta è l'interesse dei cittadini e bloccare dei progetti, delle iniziative per ripartire da zero non è mai bene, così come laddove invece c'è un indirizzo politico diverso questo è necessario. Questo documento tiene conto di tutto questo, ringrazio Antonio Barretta, l'attuale direttore generale, per avermi dato mano per raccogliere anche il materiale che poi si traduce in quel livello di proposte che voi vedete, e questa è una base di riflessione. In questi 2 giorni lo potrete guardare, leggere, perché oggi vi è la mia relazione, ma poi, come sapete, noi avremo
Io ho chiesto ad Antonio Mazzeo, due giorni, avremo la riconvocazione del Consiglio, domani all'altro, perché possa esserci il dibattito e alla fine del dibattito l'approvazione attraverso una modalità di atto di indirizzo, di ordine del giorno, di quello che sono le linee programmatiche che io indirizzo, oppure naturalmente il voto che ciascuno riterrà opportuno offrire. Su quella base, alla luce di quello che saranno le indicazioni della squadra che io vado a comporre, vi sarà il giorno dopo il decreto di nomina degli assessori, dei consiglieri delegati, perché io intendo avvalermi anche di questo ruolo, e anche di quello, ne parlerò dopo, di quello che sono proposte di modifiche di accorgimento della nostra organizzazione rappresentativa, perché io possa sviluppare al meglio l'attività di governo. Brevi cenni di quello che poi troverete è la centralità delle due questioni, la sanità e il lavoro. Sulla sanità vi è indubbiamente in questo momento una situazione particolarmente critica in Italia e quindi in Toscana per quello che riguarda l'emergenza Covid. E l'emergenza Covid, io la vedo monitorandola ogni giorno, ancora vive una fase in cui c'è da attendersi anche per i prossimi giorni un aumento dei numeri di contagio, un aumento quindi delle pressioni che potranno esserci verso i nostri ospedali, verso i nostri centri di attività e di cura che la Regione Toscana ha messo in campo onestamente con grande orgoglio, perché i nostri medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, coloro che agiscono nei laboratori, ma anche il volontariato, perché noi abbiamo su 273 comuni 550, ovvero un rapporto di 1-2, presidi di Croce Rossa, di Misericordia, di Pubblica Assistenza. Ieri ho partecipato a Livorno all'Assemblea regionale delle Pubbliche Assistenze e trovi lì un biglietto d'identità fortissimo di quello che rappresenta la Toscana. Persone che si dedicano, che si impegnano e lo fanno con lo spirito di altruismo, di generosità, di solidarietà che vede la Regione Toscana punto di riferimento a livello nazionale. In questo contesto è evidente che noi ci troviamo a vivere anche nel loro ruolo un rapporto profondo con quello che è il nostro territorio. E indubbiamente non esisterebbe un sistema sociosanitario della Toscana così com'è se non vi fosse attraverso il 118 il rapporto con queste realtà che operano nel contesto del volontariato in modo capillare nei nostri comuni. Ma quando parliamo di Covid ci rendiamo conto che oggi siamo quasi a 1000 contagiati, siamo in una situazione per ora oggettivamente sotto controllo per quello che riguarda un sistema ospedaliero che dobbiamo prevenire possa arrivare ai numeri che avevamo a marzo-aprile. E per far questo occorre molto intensificare quella rete con il territorio, di prossimità con il territorio, che possa in qualche modo far vivere ai nostri operatori sanitari il senso di una disciplina nel modo di affrontare un fenomeno che sappiamo poi richiede restrizioni alla nostra libertà di movimento, alla nostra libertà di agire, con contraccolpi sul piano economico che tutti noi ci rendiamo conto. Occorre agire con buon senso e devo dire che io mi sono ispirato a un rapporto che per i cittadini possa apparire un rapporto estremamente costruttivo con le scelte del governo, in modo da dare un'idea di quello che può essere diciamo una uniformità di approccio, soprattutto perché ora rispetto a marzo-aprile vediamo il contagio diffondersi in una modalità che tocca tutte le regioni. Marzo-aprile erano gli Appennini, una sorta di divisorio da condizioni di maggiore intensità a condizioni di maggiore tenuta. Oggi il territorio nazionale si propone in modo sostanzialmente uniforme, naturalmente con punte che ci sono, ma che caratterizzano, se vogliamo, regioni che possono essere al nord come regioni che possono essere al sud. Noi abbiamo poco più di 50 postazioni di terapia intensiva oggi occupate e abbiamo 375 postazioni pronte nell'arco di pochissimi minuti a essere attivate.
Ogni giorno vi è un aumento di 3, 4, 5 postazioni terapia intensiva occupate. E viviamo quindi ancora dei numeri assolutamente gestibili, anche perché nell'arco di 48 ore da 375 possiamo passare a circa 500. E poi, l'abbiamo visto a marzo-aprile, nel momento in cui per l'emergenza si fa venir meno quello che è una posizione che riguarda il livello di presenza di altre strutture sanitarie che possono occupate per queste, possiamo arrivare rapidamente anche a circa 700 postazioni. Però è evidente che non dobbiamo arrivare a sentire con questo elemento di tranquillità, tutt'altro. Noi dobbiamo essere molto pronti innanzitutto a tracciare tutto quello che sono le condizioni. Per cui ecco che proprio da oggi sono attivi più di 15.000 tamponi e rivelatori anche con il test rapido di quello che può essere la positività. Rispetto a quando a marzo-aprile agivamo con 3-4.000 rilevazioni il giorno, ecco il fatto di arrivare nell'arco di questa settimana, i direttori generali da me riuniti giovedì hanno dato un'indicazione di conferma, di arrivare nell'arco di questa settimana, mercoledì, giovedì, ad avere un rilievo per 17.500 elementi di valutazione di screening al giorno, ci consente di essere fra le regioni che possono fare questa verifica della positività del tampone nelle varie forme in cui questo si esprime più alto fra le regioni italiane. Devo dire che questo è un elemento fondamentale, ma poi vi sarà la necessità di pensare anche a come agire per quello che riguarda un periodo che va verso l'inverno e che quindi è la sindrome di malattie influenzali e conseguentemente a evitare attraverso il vaccino di far cumulare quelli che possono essere i sintomi dell'influenza con la paura che si abbia il Covid. Io ritengo che sarà assolutamente importante sviluppare fin dai primi consigli un dibattito su quello che poi sono le misure che si ritiene opportuno prendere per superare la crisi che indubbiamente stiamo vivendo come paese e stiamo riscontrando in Toscana. In Toscana c'è una nota molto positiva, la voglio sottolineare in questo intervento. Il lavoro sulla ricerca è un lavoro che di per sé non è proprio delle regioni, ma qui ci sono centri d'eccellenza e soprattutto dei professionisti d'eccellenza. Quello che con il plasma fa il professor Menichetti a Pisa, lavoro di verifica e conseguentemente di analisi degli anticorpi che viene fatto su Livorno, ma soprattutto a Siena è importantissimo. La TLS, la Toscana Scienza e Vita, fondazione attivata nella quota maggiore proprio dalla regione toscana, Simone Bezzini, con il quale sono stato lì più volte, me lo ricorda e voglio ricordare come anche Scaramelli, eccolo qua, sia stato da sempre molto sensibile a quella fondazione. È una realtà che sta dando dei risultati importanti. Vedere direttamente nel loro microscopio le caratteristiche con cui hanno isolato 4.000 su 4.500 pazienti. Non so se si può dire. Scaramelli è stato uno di quelli che, sapete, ha avuto la positività e quindi ha messo anche da lui a disposizione proprio anticorpi. Ecco, da 4.500 persone, mi dicevano tra l'altro anche piuttosto forti nella capacità reattiva, da 4.500 persone, l'isolare 450 tipologie di anticorpo, di anticorpo monoclonale, per poter arrivare all'antivirus che con un farmaco sintetizzato chimicamente può diventare uno strumento fondamentale di terapia più che di vaccino, è qualcosa che ha portato a selezionarne da 450 a 3 e dopo gli esperimenti animali positivi a individuare un tipo che sarà quello che poi sarà messo in campo come farmaco per l'uomo. Quando? Probabilmente febbraio, marzo. Ecco, il sapere che vi è un'iniziativa di questo genere in Toscana ci riempie d'orgoglio e al professor Landi, anch'io sono convinto, meriti un applauso, a Fabrizio Landi e al professor Rappuoli, grande scienziato.
noi dobbiamo tributare il senso di orgoglio, di appartenenza per un lavoro che stanno facendo con una cura e con una passione. Vederli lì circondati da questi giovani ricercatori che passano veramente 24 ore su 24 è una soddisfazione. Naturalmente avremo modo di parlare di quello che è la questione sanitaria e contemporaneamente le questioni del lavoro, le questioni che ci coinvolgono, perché indubbiamente dovremo sviluppare politiche attive del lavoro particolarmente forti e incisive. Politiche attive del lavoro che ci conducono su quello che è lo scenario degli investimenti. E lo scenario degli investimenti ci porta a dire che dobbiamo essere pronti a cogliere il recovery fund, ovvero quelle opportunità di finanziamento europeo che, a partire dal lavoro che è stato fatto dal governo con la sottoscrizione dell'intesa che prevede per l'Italia 209 miliardi, che poi in Toscana possono diventare anche fino a 4-5 miliardi l'anno, è davvero qualcosa che ci deve trovare pronti, soprattutto nella europrogettazione. Sappiamo che l'Europa richiede progetti veri, progetti che poi siano concretizzati, anche perché poi nel rendiconto, se hai preso i soldi ma non hai fatto tutto quello che avevi dichiarato di fare, ti viene con molto rigore richiesto indietro e sei sanzionato per questo. Quindi è importante la fase dell'europrogettazione. Io vorrei davvero arrivare a un bando che metta in campo 50 ragazzi giovani, competenti, di grande professionalità, che scelti sulla base dei loro curriculum, poi siano per noi un investimento, portati a Bruxelles, così come ispiratori nei confronti dei nostri funzionari, non solo regionali ma anche comunali, del sistema delle Camere di Commercio, per elaborare progetti che nei settori in cui si esprime il Recovery Fund poi possano portare ad avere quelle risorse di investimenti che diventano volano per il futuro della nostra economia. Io sono convinto che accanto a questo si accompagna una accelerazione della chiusura della programmazione passata per entrare nella programmazione, questa non è il Recovery Fund ma la programmazione ordinaria 21-27. Già la rimodulazione di fondi europei ha portato a quella delibera della Giunta dell'agosto con 274 milioni, mi sembra, che hanno visto attivare poi dei bandi importanti. Penso a quel bando di 115 milioni di euro per le piccole e medie aziende, che si è volatilizzato, tante sono state le richieste che poi ora saranno esaminate. Le prospettive di sviluppo per la Toscana passano da un aggiornamento, anzi vorrei farne uno dei primi elementi per l'attività della Giunta, l'aggiornamento di quel patto per l'intesa e lo sviluppo della Toscana, che era stato sottoscritto un anno fa da Enrico Rossi con tutto quello che era il sistema delle imprese, delle loro rappresentanze sia sindacali, sia di categoria, sia di piccole e medie imprese, come dell'industria o del commercio. Ricordo Gianni Anselmi ci aveva molto lavorato come presidente della commissione competente. È stato un lavoro, quello del patto, che poi si è scontrato di fronte al Covid, e quindi l'aggiornamento alla luce di quelle che sono le vere risorse che oggi abbiamo a disposizione per poter proseguire negli impegni che vennero presi allora è una base di partenza importante nel momento in cui lavoriamo sullo sviluppo della Toscana. Naturalmente sulle attività manifatturiere, sull'agricoltura, che rappresenta una delle fonti anche di occupazione importanti e di valorizzazione del Made in Tuscany. Io, che sono stato presidente della società dantesca, non amo le espressioni inglesi, ma l'agenzia Valore Toscano, uso questa espressione perché mi piace sempre parlare con espressioni e con letteratura italiana. Il Valore Toscana può essere un'agenzia di supporto a quei prodotti che riprendono la strada di una valorizzazione di ciò che la nostra terra ci offre. E tutto questo vale per la terra come per il frutto dell'ingegno. Nei centri di sviluppo di una Toscana che deve recuperare i giovani che poi diventano fonte di emigrazione intellettuale attraverso le start-up, i cui incubatori dobbiamo riuscire a costruirli proprio
qua in Toscana. Io penso che attrarre investimenti poi costituisca elemento fondamentale per ricreare lavoro. C'è un ufficio che, devo dire, la Regione ha messo in campo da tempo, è un ufficio molto importante che ha consentito, leggo il Sole 24 Ore a gennaio dell'anno scorso, per la Toscana ad essere quella che prima del Covid aveva portato a creare siti di stabilimenti tra i più significativi proprio nel nostro territorio. E devo dire che sotto questo aspetto proseguiremo in quel lavoro, perché l'attrarre possibilità di investire è la condizione essenziale per creare lavoro. Il patto del lavoro, quindi, ma naturalmente noi da un punto di vista dell'economia dovremmo cercare di creare anche tante sinergie con quello che è il mondo della scuola, della ricerca, dell'università. Mondo della scuola, della ricerca, dell'università che trova in Toscana punte d'eccellenza. Realtà come Pisa, pensate cosa significa avere tre università, quali la statale, quali la Sant'Anna, la facoltà che poi ci porta all'università, che ci porta alla Normale. Non è un caso che poi vi è il polo distretto tecnologico di Navacchio, vi è tutta la robotica fra Cascina e l'area pisana fino a Pontedera. Vi è insomma un sistema di alta innovazione che si coniuga con la grande capacità di istruzione sul piano anche universitario che viene offerto. E su questi temi dovremo lavorare molto con forza, anche perché sui temi della scuola si gioca il profilo di civiltà di una regione. Io voglio arrivare sui temi della scuola anche a dare delle risposte che poi ci portino alle politiche di genere, quindi al supporto che noi dobbiamo offrire alle donne che giustamente hanno necessità e sentono il bisogno di realizzarsi nel lavoro. Ecco perché l'obiettivo di garantire anche sull'istruzione primaria, quella da 0 a 6 anni, su cui la Toscana comunque ha lavorato molto, opportunità e occasioni. Adesso gli asili nido, gli 0-3, ecco la proposta che io mi sento di fare, di lavorare per arrivare all'inizio dell'anno prossimo a offrire le condizioni per chi ha un reddito, e io ipotizzo sui 30.000-40.000 euro l'anno, di poter godere dell'opportunità gratuita di portare il figlio in quello che possono essere strutture pubbliche e private, attraverso il bonus in questo caso, perché non è che da un momento all'altro o il pubblico riesce a realizzare tutte le sue strutture. E dalla scuola al lavoro la formazione professionale diventa un sistema molto molto importante. Sulla formazione professionale io vorrei arrivare un po' a invertire le cose, una formazione professionale che miri soprattutto a creare le condizioni di lavoro, non tanto ad essere l'ultimo stadio di una scolarizzazione che non finisce mai. Io penso poi che quando parliamo di università, ricerca, dobbiamo pensare anche al ruolo che la Regione ha, importantissimo sul piano del diritto allo studio. La Toscana si presenta con un'azienda che indubbiamente ha fatto molto, che ha grandi professionalità, e sotto questo aspetto ci saremo, proprio perché sul tema del diritto allo studio dobbiamo rivitalizzare un sistema universitario che dopo le questioni del Covid sempre più teme per quello che è la capacità di attrazione che in via naturale invece riusciva a esercitare. E parlando di giovani, in questo caso ecco l'orgoglio del progetto Giovani Sì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, che ha funzionato e che conseguentemente implementeremo e cercheremo di sviluppare sempre più. Io ritengo che abbiamo poi naturalmente, oltre che le questioni del lavoro, della scuola, da avere davanti tutte le questioni che riguardano la cultura, perché la nostra è una regione che sviluppa il turismo nella base delle capacità culturali di attrazione che esprime. Ma avremo modo su questo di parlarne. Solo due elementi contingenti: il fatto di poter essere parte di alcuni progetti di sviluppo che stanno innovando profondamente, penso ai grandi uffizi e agli uffizi diffusi. Noi dobbiamo mettere a disposizione le nostre strutture per quel progetto che Smith ha di portare quadri che possono svolgere una funzione di attrazione. Lui ha parlato per ora di 5 realtà che potrebbero vedere diffondere ciò che è il patrimonio degli Uffizi: a Poppi, a Pescia,
a Montelupo, nell'Ambrogiana che viene ad essere finalmente libera da altre funzioni, nella nostra villa di Careggi che è inutilizzata da quando fu acquistata 15 anni fa. Io sotto questo aspetto voglio seguire, come voglio seguire la politica dei beni culturali da valorizzare, che portano la regione ad essere centro più attivo di investimenti nel prossimo futuro. Come patrimoni che abbiamo recentemente acquistato, pensate alle foto alinari, io voglio che nel Palazzo Sagrati Strozzi, ma anche qui, vi possa essere una diffusione della conoscenza di quel patrimonio di cui la regione si è resa responsabile acquistando qualcosa che è davvero di straordinario e bello. Ma in ogni comune, nel nome della Toscana diffusa, valorizzazione dei centri civici, delle biblioteche, dei musei che possono attrarre, e in questo anche la sinergia che si deve venire a creare fra gli ambiti turistici, la promozione degli ambiti turistici che con la legge che approvammo nella precedente legislatura sono l'elemento di promozione turistica. Il turismo come elemento centrale della nostra regione, al di là del calo del Covid, ritorneremo a situazioni che nel generare attività ritornano a portare il turismo ad essere una voce importante dell'economia della Toscana. Se in Italia è l'11% il prodotto interno lordo prodotto dal turismo, noi avremo sostanzialmente in Italia un sistema che in Toscana un sistema che porta più di 15% di prodotti del PIL. E poi il sistema sanitario, sociosanitario. Io voglio dirvi che aprirò una sorta di stati generali della sanità nei primi 3 mesi, perché possa arrivare da parte di tutti gli operatori, dei consiglieri regionali, delle idee, una verifica di quello che è lo stato della legge che fu approvata nel dicembre del 2015, proprio perché vi possano essere degli accorgimenti, vi possono essere delle integrazioni, vi è la possibilità di riflettere su quello che il sistema di azienda su base larga ha prodotto, ma anche sui poteri che invece distretti, presidi ospedalieri possono riuscire ad avere, correggendo quelle che possono essere state delle disfunzioni. Il tutto per dare un potenziamento della medicina d'iniziativa che porti a abbattere le liste d'attesa, che porti a far convivere eccellenze ospedaliere con la costruzione delle case della salute. Il decreto Speranza vuol vedere un rapporto fra ospedali e case della salute di 1-3. E noi abbiamo, a fronte di 45 ospedali, la necessità di arrivare quindi almeno all'obiettivo di 110-120 case della salute. Un po' come quelle che ho visto inaugurare recentemente, penso a quella di Vernia, con tutta una serie di ambulatori, di presidi, che poi diventano elemento fondamentale per poter dare quel livello di prossimità che eviti l'ingolfamento sui pronto soccorsi. E possa portare anche a investimenti che la regione può fare laddove si mettono insieme ambulatori dei medici di base, specialisti, diagnostici. Io ritengo che tutto questo ci deve portare anche all'utilizzo delle moderne tecnologie, che deve essere elemento di grande investimento. Nel documento si fa riferimento a quanto abbiamo investito, a quanto possiamo avere nella banda larga, ma non basta la banda larga, ovvero non basta per rendere la Toscana più diffusa e connessa, non basta tutto ciò che significa sottoservizio. Occorre incrementare quella rete online che coloro che hanno montato sui ripetitori, i gestori telefonici, la possibilità di far passare i social e gli strumenti della moderna comunicazione, ma che si sono fermati a una copertura del 70-75% del territorio, possa vedere implementare queste condizioni. Perché in ogni parte del territorio della Toscana il diritto ad internet, il diritto a una valorizzazione di quello che sono le opportunità di connettersi dal remoto, lo vediamo anche in fasi come queste, diventa ormai, a mio giudizio, un diritto costituzionale. Ci sarà un impegno forte nel sociale, un impegno forte che possa dare il senso di un rapporto con le persone che vivono la disabilità, che consenta alle istituzioni di essere vicine e di avere le opportunità e le occasioni di vivere la propria vita, con quelle opportunità che può naturalmente la regione dare con progetti specifici su cui discuteremo poi nel momento in cui andiamo a parlarne direttamente. Io ritengo che
vi sia la necessità poi di attivare quello che è tutto il patrimonio di impegni che riguardano l'ambiente e riguardano la sostenibilità. Io penso che un futuro che ci aspetta sulla base dei principi dell'economia circolare, delle fonti rinnovabili, pensate a cosa significa la geotermia, ma anche l'idroelettrico, il fotovoltaico, l'eolico, in una regione come la Toscana che è già al 50% di energie rinnovabili, ma che deve arrivare a un livello tale da potersi porre all'avanguardia nell'autosufficienza energetica verso quello che sono gli impegni del protocollo di Parigi. E penso che sia significativo lavorare sugli investimenti per la difesa del suolo, per il contrasto all'erosione, per quello che è una Toscana vivibile ma sempre attenta a quello che è l'ambiente. E naturalmente con questo le infrastrutture che ci devono portare a essere molto attivi proprio perché in rapporto con gli enti statali, dalle ferrovie, dalla società autostrade, dall'ANAS, noi possiamo dare finalmente alla Toscana quelle infrastrutture che lamentiamo e desideriamo da anni, dal corridoio tirrenico, sia da un punto di vista stradale, sia da un punto di vista ferroviario, dalla Darsena Europa a Livorno, porta per consentire quel passaggio a un pescaggio che veda i grandi operatori marittimi poter arrivare a Livorno, come del resto a Piombino, dove comunque i lavori che la Regione Toscana ha fatto sono stati molto importanti, hanno già un pescaggio sotto i 20 metri. A Livorno la Darsena Europa è veramente una sfida e un'occasione per tutti noi. Io penso che l'alta velocità a Firenze con il suo sottoattraversamento che libera la rete di superficie per utilizzazioni di treni regionali e pendolari. La possibilità per molti tratti ferroviari di vivere il secondo binario e l'elettrificazione dalla linea Firenze-Siena a Granaiolo, dalla linea da Siena a Grosseto al passaggio che possa completare il collegamento verso Pistoia, Montecatini, Lucca Viareggio, così come da un punto di vista stradale la possibilità dei giusti lavori di rinnovamento, manutenzione della FIPILI con tutto ciò che comporta anche il completamento della dorsale verticale e quindi la 429 di cui a Castel Fiorentino si inaugurerà proprio nelle prossime settimane un ulteriore lotto e la 436, quella che appunto da Empoli porta verso la Val di Nievole. Ma il tutto anche con la valorizzazione di quello che è la mobilità urbana, a Pisa il completamento di una rete tranviaria che porti dalla stazione a Cisanello, a Firenze le altre tre linee di tranvia, dopo le tre che sono già in funzione, quella per Sesto, quella per Campi e quella per Bagnaripoli. Il livello della strada, che strada ferroviaria, la metro navetta da Peretola a Pecci, perché proprio l'area metropolitana deve trovare una connessione sul trasporto pubblico tra Firenze e Prato. Sono tutti interventi su cui lavoreremo. E naturalmente poi una serie di indicazioni che vengono nel documento che vi porto sullo sport, dove la Regione ha compiti importanti, soprattutto sulla legislazione per l'affidamento degli impianti, dove dovremo lavorare perché il mondo delle società sportive tanto tartassato in quest'epoca di Covid possa trovare a livello strutturale la possibilità di vivere una sinergia con quelle 10.500 società sportive che ci sono in Toscana, un mondo di quasi 400.000 tesserati che lo vediamo in questi giorni in quale situazione si viene a trovare, proprio perché in realtà le questioni dell'emergenza stanno penalizzando forse i mondi che si rapportano con quello spirito di volontariato che non ha la capacità di capitali per resistere come altri mondi. Sport, volontariato, possibilità di attività culturali ricreative, il tutto in una logica che naturalmente va oltre quello che è il momento contingente del Covid. E quindi due elementi, e con questo concludo, a livello di programmi sul piano verticale. Da un lato la semplificazione amministrativa, io voglio arrivare a un commissario che ci aiuti a indicare quelle che sono le norme e le problematiche che possano velocizzare
e non far vedere la regione come un gendarme, ma invece come uno strumento di agevolazione, una regione più semplice, più rapida e trasparente, e il rapporto da un lato con l'Europa, dall'altro con lo Stato, dove noi dobbiamo essere garanzia di collegamento per attrarre finanziamenti, per potersi mettere in sinergie con quello che sono programmi non solo di governo della regione, ma di finanziamenti che vengono dallo Stato e dall'Europa. Il tutto con un grande attenzione all'apparato della regione, perché noi dobbiamo rendere questa nostra macchina amministrativa sempre più efficiente in rapporto con il cittadino, con una capacità di rapportarsi strettamente agli enti locali. Io ritengo che la chiave del rapporto con i comuni sia davvero fondamentale. Io ritengo che poi il concetto fondamentale sia quello della Toscana diffusa, ovvero non di una realtà che passa attraverso le grandi città, i grandi elementi di richiamo, ma innanzitutto superi le discrasie, superi quello che viene detto essere spesso una Toscana che va a due o più velocità. La costa deve essere uno degli elementi centrali di concentrazione del nostro impegno. Nella precedente legislatura la Commissione Costa svolse un ruolo importantissimo anche di rilancio dei problemi, di iniziative legislative, di capacità di sviluppare iniziative che possano dare il senso di come la Toscana non è proiettata all'interno, come qualcuno dice, fiorentino-centrica, ma al contrario riesce a far crescere e valorizzare i propri territori, soprattutto una direttrice costiera che talvolta si è sentita sacrificata. Pensate a quello che poi al di là delle infrastrutture significano certi insediamenti, l'attenzione che dovremo porre a quello che è il nodo di Piombino con il rilancio del sistema siderurgico toscano che lì è concentrato. Pensate a quello che è tutto il territorio che da Massa attraverso la Versilia, Pisa, Livorno, a Grosseto coinvolge quasi 50 comuni che si affacciano sulla costa con 5 delle 10 province della Toscana che lì vi sono. Io ritengo che proprio sulla costa noi dovremmo concentrare tante attenzioni, perché sul piano infrastrutturale, turistico, economico, manifatturiero dobbiamo dare il senso di una regione che è molto vicina e molto attenta alla crescita, sempre in una logica di sinergia con i comuni. Io credo molto in una politica che anche attraverso le varie forme di concertazione porti a un lavoro che sta nei comuni e con i comuni. Noi abbiamo un organismo, il CAL, sarà bene attivarlo anche con una riforma che dia più voce ai comuni verso le iniziative della regione. E poi naturalmente le politiche di coesione territoriale, di rigenerazione urbana, l'urbanistica che è una delle componenti fondamentali delle nostre competenze, su cui dovremo lavorare per rendere anche le procedure sempre più attente a quelle che sono le esigenze dei cittadini, probabilmente anche a rivedere qualcosa da un punto di vista degli elementi ordinamentali che favoriscono l'azione e pianificazione dei comuni. Io ritengo poi che vi sia nel prossimo quinquennio la necessità di vedere nelle fonti di bilancio la possibilità di attivare risorse che, ripeto, possano portare dall'Europa e dallo Stato energia a quelli che sono i nostri obiettivi. Concludo qui, anche perché, ripeto, il documento è un documento scritto, non voglio andare oltre la vostra pazienza, ma una prima riunione, l'esordio della undicesima legislatura, passa attraverso un confronto e una prospettiva che possa sul piano generale vedere anche istituzionalmente le forme migliori per funzionare. Per questo io voglio arrivare anche a formulare subito una proposta di legge che dia da un lato alla Giunta, dall'altro nel suo rapporto col Consiglio, anche le condizioni per un governo che, come ultimo atto, indico nella prospettiva delle persone che sono coinvolte nella mia squadra. Io ritengo che sia necessario approfittare, ad esempio, di un disegno di legge che possa
consentire di sfruttare al massimo il numero degli assessori, oggi sono 8, ma secondo i termini di richiamo alla legge nazionale potrebbero essere 9, quindi questo disegno di legge prospettare anche questa possibilità, di cui io poi mi potrei che potrei utilizzare più avanti quando questa legge può essere approvata. Consentitemi di dire che vorrei avere accanto la figura, come è avvenuto in Emilia Romagna da parte di Bonaccini, che ha istituzionalizzato il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale. Sono convinto che noi dovremo pensare anche a disciplinare in modo corretto poi quello che sono le funzioni dei consiglieri delegati. Vorrei anche pensare nel contesto generale a un rapporto con il Consiglio che possa vedere il Consiglio più parte di quello che poi sono le varie attività collegiali che sono da supporto al lavoro della Giunta. Avremo modo di parlarne nella prossima seduta, anche sulla base delle iniziative di carattere legislativo che vi arriveranno dalla Giunta. È il testo del funzionamento, il regolamento del Consiglio regionale che mi porta in queste due sedute a dover uscire con i nomi della Giunta, e io qui da un punto di vista politico voglio dirvi che ho la possibilità attraverso queste due sedute, quella di oggi, quella di mercoledì prossimo, di poter completare il quadro di quello che sarà la squadra di governo che io sono tenuto con atti formali a definire il giorno dopo la conclusione del nostro dibattito, quindi giovedì di questa settimana. Io quindi, rispetto agli 8 nomi dei componenti della Giunta, cito Alessandra Nardini, Simone Bezzini, Serena Spinelli, Leonardo Marras, Stefano Cioffo, Monia Monni, Stefano Baccelli. Cito anche i due consiglieri delegati che mi affiancheranno in un lavoro che in prospettiva sarà poi quello che si concretizza nel momento in cui verrà fatto gli accorgimenti giusti allo statuto, quella funzione, diciamo così, di collaborazione, Gianni Anselmi e Giacomo Bugliani, e come che nel frattempo avranno funzioni di consiglieri delegati e potranno partecipare alla Giunta, e Jacopo Melio, che avrà delle funzioni specifiche come consigliere delegato proprio legate alle tematiche dei diritti e alle tematiche della lotta alle diseguaglianze, tema da lui sempre molto coltivato. Sono 7, non 8 i nomi degli assessori che ho dato, perché si sviluppa da oggi, in questi due giorni, un dibattito con quella componente che io ritengo importante, essenziale, perché è stata parte espressione del governo, della coalizione che mi ha portato a essere eletto presidente. Mi riferisco agli amici di Italia Viva, che appunto in questo consiglio io vorrei da qui a mercoledì, a quando il nostro dibattito si svilupperà, poter con loro concordare diciamo come con un ulteriore nome si componga al pieno la giunta di 8 e possa esservi quindi anche quella presenza politica che io auspico fortemente. La legge non mi dice che quando mercoledì arriveremo a votare con mozione l'approvazione di questa squadra di governo io debba assegnare le deleghe. Le deleghe sono un atto che invece compete al mio ruolo di Presidente della Regione e che attribuirò giovedì quando costituirò la giunta. Quindi io ho fatto i nomi delle persone, spero alla conclusione del dibattito di poter indicare l'ulteriore nome che manca e la qualifica di vicepresidente tra gli 8 componenti della giunta. Il giorno dopo poi vi sarà, ma quello lo dice la legge, è un atto della giunta, l'assegnazione delle deleghe a ognuno dei consiglieri che fanno parte della squadra di governo. Concludo quindi con un auspicio alla collaborazione da parte di tutti. Una segnalazione particolare nel dibattito consiliare la faccio naturalmente verso Movimento 5 Stelle, a cui ci unisce una comune valutazione nel governo del Paese, che conseguentemente, anche se abbiamo avuto strade diverse nel presentarci agli elettori, ma una particolare volontà di dialogo
vi è proprio nel momento in cui ci accendiamo a questioni di governo che poi ci coinvolgono anche in sintonia con quello che è l'aspetto nazionale. Sono contento che già si sia fatto un passo con Italia Viva, con l'elezione di Stefano Scaramelli a vicepresidente del Consiglio, che sono convinto si concretizzerà fra due giorni nell'indicazione dell'ulteriore nome della squadra degli 8 assessori che saranno con me parte del governo della Toscana. Il livello di rapporto costruttivo, di grande rispetto e di sollecitazione delle idee, con una considerazione di rapporto umano importante con tutta l'opposizione, mi caratterizza nel voler sempre cercare di dare alla Toscana appunto quel senso che io ho espresso all'inizio, di dover essere il presidente non della parte che mi ha espresso, ma di tutta la Toscana. E sotto questo aspetto io veramente a ciascuno dei consiglieri regionali faccio gli auguri di buon lavoro, perché è un augurio che facciamo a noi, è un augurio di buon lavoro che ci dovrà sempre più essere vicini e sensibili nel momento in cui diamo all'esterno il profilo di un'istituzione rassicurante, anche perché la sua giusta dialettica la mantiene su un piano di rispetto, di stima, di considerazione che tutti, indipendentemente dalle parti politiche, da maggioranza e opposizione, facciamo questa attività per spirito di servizio. E anche il motivo, consentitemi, per dire che nella scelta dei nomi voi avete visto persone che si sono formate attraverso il lavoro istituzionale. Io in qualche modo sono espressione di un lavoro che è nato proprio sui banchi di questo Consiglio. Molti dei nomi che avete visto erano nell'altra legislatura presidenti di commissione, consiglieri, persone impegnate e attive, perché io sento di dover esprimere un valore e un sentimento alto della politica. Spesso all'esterno non ci si rende conto quanto sacrificio, quanta applicazione, al di là delle idee che ciascuno di noi manifesta, mette nel corso della propria vita per dare questo servizio alla comunità attraverso l'impegno politico. Noi di questo dobbiamo esserne orgogliosi e dobbiamo anche fra di noi superare certe impostazioni che portano nella dialettica magari qualche volta a trascendere, per avere invece il senso dell'istituzione e della necessità che dobbiamo dare ai cittadini di rispetto verso il nostro lavoro, verso il prodigarsi verso di loro, e di come anche attraverso l'attività corrente che noi mettiamo nella politica poi si cresce, si arriva a un livello più alto di rappresentanza e di impegno. E io in questo credo molto e sono convinto che nel lavoro di questi 5 anni troveremo, al di là dei ruoli che ciascuno di noi esercita, molta comunanza di idee e soprattutto quel rapporto umano che è la fonte e la ricchezza più bella di una comunità. E quel rapporto umano, sono convinto, nato dalla spinta e dal rispetto, dalla stima reciproca e dal rispetto, caratterizzerà la nostra azione di ciascuno dei 41 consiglieri regionali, di coloro che faranno parte della Giunta e degli altri organismi nei prossimi anni. Io vi ringrazio e sono a disposizione nella seduta di mercoledì per ascoltare gli interventi di ciascuno di voi. Ringrazio il Presidente Giani anche per la profondità con cui ha illustrato il programma di mandato. Aggiorniamo la seduta per la discussione sul programma di governo e per le votazioni degli eventuali atti di indirizzo collegati e della proposta di risoluzione di approvazione del programma di governo a mercoledì alle ore 15. Inoltre anticipo ai colleghi consiglieri che convocherò, che fanno parte dell'ufficio di presidenza, e convocherò l'ufficio di presidenza mercoledì mattina alle ore 12 per preparare i lavori d'aula. Prima di chiudere i lavori dell'Assemblea, ricordo per chi non l'avesse ancora fatto che ai sensi dell'articolo 12 del regolamento interno, nei 5 giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, i consiglieri che intendono costituire un gruppo consiliare devono dichiararlo congiuntamente al Presidente del Consiglio. Ricordo inoltre che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento interno, nei 10 giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo deve procedere all'elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Tesoriere. Il Presidente eletto comunica l'esito della votazione al Presidente del Consiglio con contestuale comunicazione dell'appartenenza del gruppo alle maggioranze o alle minoranze. Buona serata a tutti e a mercoledì.